Antonella Borsellino, anche lei partecipa a uno degli eventi del Letteranno in Fest. Paola Caridi, che è la direttrice artistica di quest'anno, ha voluto mettere la dimensione civile, l'impegno civile in questo festival, partendo dalla centralità data agli incontri con i ragazzi, con gli studenti. Lei, che fa parte di Libera e che gira le scuole, è d'accordo con questa linea della nuova direttrice? Sicuramente, sicuramente i ragazzi debbono essere al centro di tutta la nostra attenzione. Sono loro che debbono decidere da che parte stare, dalla parte delle persone oneste oppure dalla parte dei compromessi, delle persone che vanno avanti sempre attraverso lo che cosa. Noi vogliamo la trasparenza, vogliamo che questi ragazzi acquisiscano una coscienza, quella coscienza che li porterà a fare la scelta sicuramente giusta. In questo momento ci sono dei ragazzi, lei sta partecipando a questo incontro, che parlano del problema climatico, insomma la protesta di Greta Thunberg, che in tutto il mondo adesso in questo momento c'è grande attenzione. Anche questo, anche parlare di quello che riguarda il nostro pianeta, è in qualche maniera una forma di lotta alla mafia. Ma certo, Don Ciotti infatti in quest'ultimo periodo si è occupato, abbiamo fatto degli studi, abbiamo appunto fatto degli incontri proprio sull'ambiente, sulla scia di quello che ha detto Papa Francesco, sulla casa comune. Greta è stato un esempio, io per prima ha scosso la mia coscienza e a casa mia non entrano più né bicchieri né piatti di plastica. Questa è una ragazzina di 15 anni, è riuscita a smuovere la mia coscienza di persona adulta e grande. Per quanto riguarda i suoi familiari, ricordiamolo, lei è la figlia di Giuseppe Sorella e di sorella Paolo. di Paolo Borsellino. Sono stati tutti e due uccisi a Lucca Sicula a distanza di pochissimo tempo e a distanza di tantissimi anni da quell'assassinio. A Lucca Sicula non c'è un monumento che ricorda queste due figure. Qualche anno fa si è cercato, Libera ci ha provato a collocare un monumento, poi qualcosa è andato a storto, l'amministrazione si è messa così, se così possiamo dire, di traverso e al momento non c'è nulla. Si sente di fare un appello all'amministrazione tuttora che è in carica a Lucca Sicula. Ma a noi, sai, questa cosa non interessa, a noi interessa il ricordo di Peppe Borsellino. Noi avevamo un bar in piazza e quindi lo conoscevano tutti, e il ricordo di Paolo che aveva soltanto 30 anni. Purtroppo per l'omicidio di mio padre c'è stata una condanna, l'esecutore materiale, per l'omicidio di Paolo non si è saputo mai niente. E Libera siamo tanti familiari, siamo lo 77% che aspettiamo ancora questa verità e giustizia. Per Paolo ha subito delle ingiustizie anche da parte dello Stato e quindi io vado in giro a raccontare questa storia e faccio una lotta sia contro la mafia sia contro la burocrazia per riaffermare la bella persona che era Paolo. Mio padre tuttora è vittima innocente di mafia. Paolo per diverse, in base a dichiarazione di un pentito, è stato tolto lo status, ma per noi Paolo resta una persona onesta e per chi lo conosceva è sempre una persona onesta. Quindi a noi non interessano, come dice Don Luigi, monumenti, interessa semplicemente il ricordo di queste due belle persone che sicuramente la gente di Lucca sa e sapeva chi erano.